chi semina e chi raccoglie. L'amministrazione attuale raccoglie quanto seminato da quella precedente. È il 20 di ottobre e per la città è praticamente una data storica. L'amministrazione attuale raccoglie quanto seminato da quella precedente. In pratica ha inaugurato finalmente l'area mercato. Ed eccola l'area mercato. Proviamo ad entrare per renderci conto di qual è la situazione. Stand disposti tutti ordinatamente, pavimentazione asfaltata senza alcun problema per chi deve percorrere il mercato per acquistare. Una fiera ordinata e soprattutto che non viene effettuata tra i rifiuti, come è accaduto fino a ieri. Una fiera che ha ancora spazi vuoti, come è possibile vedere, spazi che potrebbero ospitare altri stand e che presenta delle caratteristiche nuove, quali sono i bagni. Qui abbiamo quello per disabili. Naturalmente divisi per sesso, donne e uomini. Altra novità, la presenza di cassonetti per depositare i rifiuti, divisi per tipo. Verde per raccolta del vetro, bianco per la carta e giallo per il multimateriale. E ancora cassonetti per i rifiuti, che come vedete sono disposti anche nei pressi degli stand espositivi. Qui abbiamo anche l'organico, perché nel mercato si vende anche gli alimentari. Ed eccoli gli alimentari venduti in un'area loro dedicata. Naturalmente dove si vende del pesce c'è acqua buttata per terra. Lì però ci sono le caditoie che dovrebbero assorbire quest'acqua. Insomma, come è possibile rendersi conto, siamo in una condizione migliore di quella precedente. Sicuramente le condizioni sono migliori, ma chi acquista alimentari comunque li acquista fra rifiuti. Si tratta per il momento di fogliame, carte, cartone, ma sempre rifiuti sono, che andrebbero rimossi immediatamente e non dovrebbero giacere a terra, così come non dovrebbe giacere a terra l'acqua. Però c'è da chiedersi, guardando come sono depositati questi rifiuti alimentari, c'è da chiedersi se e quanto durerà. E insieme alla novità dei bagni e del pagamento della TARSU da parte degli espositori, c'è quella del parcheggio. Quest'ampia area parcheggio da 250 posti auto, in cui è possibile lasciare in sosta l'automobile in maniera completamente gratuita.